Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, allora nuovo video makeup bag, ovvero cosa c'è nella mia bag, nella mia pochette. Ce l'ho qua sotto la telecamera, però volevo farvi vedere un aggiornamento di ciò che metto. Scusate, non ho il sottofondo, ma ho la finestra aperta perché c'è un caldo che si muore, ma vabbè, dettagli. E niente, allora, intanto come lip gloss, che non ho lip gloss, ma è un burro cacao. Ho questo qui dei provenzali, mi ci sto trovando benissimo, tra l'altro mi è stato consigliato da una di voi ed è buonissimo, mi piace davvero tanto e idrata abbastanza bene le labbra, quindi top, mi piace. Allora, la pochettina è questa qui che vedete voi, è bellissima, mi piace tanto, tra l'altro quella che avete visto in un video haul delle pochette che ho. Allora, come prima cosa tiro fuori il mio pettinino più il mio gel fissante per sopracciglia, poi ho la terra bronzer per fare il contouring, il classico contouring alla buona come lo chiamo io, e poi la cipria della Rimmel, anche la bronzer e Rimmel come voi avrete notato da un sacco di video che faccio. Poi dicevo cipria di Rimmel, che mi sto trovando molto bene, tra l'altro fissa benissimo, ed è Warm Beige 006 ed è questa qui, mi setta molto bene il make up. Poi la matita per uniformare le sopracciglia della Rimmel, che tra l'altro il numero qua non mi ricordo qual è, dovrebbe essere scritto, ma adesso vado di fretta e non mi va. Poi il labello di Crayon di Valentina Ferragni, ed è bello, si stende bene sulle labbra, si omogenea benissimo, che dire, mi piace da matti, che dire, è bello, non è appiccicoso, non si appiccica sulle labbra, non è troppo colloso, come si suol dire, non dà fastidio ed è top, non è transfer, però non fa niente. Poi blush della Rimmel Black Maxi Blush, poi 003 Wild Curd, la numerazione vi sto indicando, molto buono questo, è molto pigmentato, quindi dateci un taglio, un'attenzione, perché è molto pigmentato, cioè se andate a dare una spennellata di blush state attente perché fa molto Heidi, quindi attente, non c'è bisogno, come lo dico io, ma è la verità. Poi correttore della Infallible di L'Oreal 327 Cashmere Concealer, More Than the Concealer, è molto buono, toglie bene tutte le occhiaie che ho, non abbastanza, ma quel suo lavoro un pochettino lo fa, alla buona, diciamo, alla buona. Poi qui ho terminato un blush da poco della Debbie, cos'è Debbie Blush Experience Finish, questo è molto buono, mi è piaciuto, anche quello molto pigmentato, insomma faceva molto Heidi, ma andavo a sfumarlo bene in modo da non sembrare troppo Heidi. Allora, illuminante, come lo chiamo Fabiana Lizzi, Illuminange Makeup Revolution, cos'è questo? Highlighter, anche questo non è male per niente, questo è QWERTY Free, 12 mesi di PAO, ma vabbè, chissà da quanto tempo lo finirò, perché ce n'è tantissimo, è molto bello, non dico che ci vedono dallo spazio, però senza dire stupidate, però è la verità, mi piace tantissimo. Oggi non l'ho messo perché non mi andava, non ne avevo voglia, devo dire la verità, però per farvi vedere che mi piace, quindi lo uso una volta ogni tanto, non sempre, quando sono in casa non mi va di metterlo, ma quando esco fuori ci do proprio alla grande, mi piace, molto, molto bello, e scrive abbastanza, perché appunto di Makeup Evolution io non ho mai provato altri illuminanti se non che questo, però top. Poi, cos'altro vi sto mettendo qua sotto? Voi non lo vedete, ma c'è un caos qua sotto. Tolgo la mascherina che non c'entra niente.
Allora, Lucidalabbro, non saprei come dire, rossetto di Sephora, o Sephora, come lo si, Dio si voglia, mai più provato, però penso che sia ancora buono, non ne ho idea, però vabbò. Mi è piaciuto, fa un po' stile Twilight, vampiri di Twilight, però vabbè, tipo Dracula, ma non importa. A me piace da morire. Poi non so chi è abituato a portare i rossetti di stile Dracula, ma vabbè. E poi vi dicevo, questo Debby Liquid Kiss Matte Lipstick, questo qui, ed è colorazione, aspettate un secondo, Long Lasting Matte, che si mattifica sulle labbra, si fissa, 04, questo qua, vedete? Sì. Allora, lo scovolino è lo stesso che vi ho fatto vedere tempo fa, non c'è neanche bisogno di farvelo vedere, ma ve lo faccio vedere ugualmente. E questo si, ecco, si va a tingere sulle labbra, a mettere. Poi, vabbè, io parlo come magno, ovviamente, nel senso che parlo in modo decente da farmi capire, sempre se mi riesce. Poi, Rimmel, l'ho finito, è un rossetto regalatomi da mia nonna. Un rossetto, un regalo affettuoso. Molto bello. Si è finito, ma quando posso lo ricomprerò. Per il momento ne devo finire altri. Però questo diciamo che mi è piaciuto tantissimo. Poi, aspetta un secondo. Rieccomi. Allora, dunque, mascara della Rimmel. Anche questo scovolino che impregna bene tutte le ciglia e le fa. Non dico curve perché non ha ciglia proprio top come le mie, ma fa un buon lavoro. Non so le altre cosa ne pensano, ma fatemi sapere sotto i commenti perché a me questo mascara mi piace matti. Vabbè che mi dicono tutti che ho delle ciglia veramente molto folte, belle, lunghe, ma non dipende da me. Devo dire la verità, la natura mi ha fatto queste ciglia belle, per mia fortuna dico. Non voglio dire, non voglio disdegnare le altre, ma però. Io ho delle belle ciglia folte, non so perché, ma vabbè. Voi direte fortunata, sì. Può darsi, non saprei. Eh sì, già. Poi, questo cos'è? Brown Bertis Micro? Cos'è? Ah sì, una matita pencil per le sopracciglia, tattoo. Anche questa non è male. Mi è piaciuta tantissimo. Peccato che ogni volta la devo scuotere perché se no non scrive una mazza. E vabbè, poi cos'altro vi è? Matita della Debby, sì, questa è per le labbra, mi è piaciuta tantissimo e ve la consiglio perché è molto pigmentata e si, vabbè, scrive per dircela breve, scrive e fa un bel tratto, bello omogeneo alle labbra, vedete? Scrive benissimo, è morbida, vedete? Quando io scrivo qua sopra è morbidissima. Ed è buona. Poi. Ah, non vi ho detto il numero. Lo trovo? Sì, 17. Numero 17. Vabbè. Sono stata. Allora, non sono. Come dire. Questa cos'è? Una matita di che marchio? Ah, sì. Un marchio che ho mai visto, mai sentito. Della Royal Beauty? Mi pare di sì. Royal Beauty, pare che quello fosse un marchio londinese, sì, di Londra, britannico, aiuto. Allora, dunque, vi stavo dicendo, questa è un'altra matita che non vi ho ancora fatto vedere. Oddio, manco mi piace, ma vabbè. Non so perché l'ho inserita nei prodotti preferiti di questa mia mega bottega, perché non scrivo la mazza. Poi, questo è una matita di Rimmel, sì, 121 azzurra. Anche questa non è male. Questa ha un tratto molto bello. Sì, scrive bene. Poi. Altro gel fissante Brow Artist L'Oreal. Molto buono lo stesso. Questa fissava con una maniera pazzesca. Infatti, prima di farmi le sopracciglia, mi ricordavo di usare questa, ma prima no, aspettate. Prima facevo le sopracciglia, poi uniformavo la matita e poi anche con la matita, quella per fissare appunto, uniformare le sopracciglia, ridisegnare da capo e poi ci mettevo sopra questa. Era uno spasso.
perché non me le afflosciava. Diciamo che stavano belle fisse lì dove erano. Perché rimane così? Boh, vabbè, niente. No, ma sta registrando. Ah, sì, ok, sì. Poi un'altra matita della Royal Beauty, che poi ma come fanno impazzire queste matite, vedete? Scrivono, ma tanto per contentino ci danno. Quindi lasciamo perdere, perché non mi garbano per niente affatto. Aspettate un secondo. Allora, ho provato a aumentare un po' la luminosità, ma è quello che il video, vabbè, forse perché sono contro luce, non saprei. Comunque, un altro burro, no, che burro, che cavolo sto dicendo? Lip gloss della Kiko, non c'è più scritto nulla, ma vi giuro che è Kiko. Mi è stato omaggiato, o per meglio dire, regalato da una mia parente. E quindi mi piace tantissimo, bellissimo. Bello, adoro. Che bel lip gloss, troppo bello, vero? Già. Lo scuro non è bellissimo, però almeno fa il suo bel lavoro. Bello. Allora, non lo metto sul dorso sì, non lo metto sul dorso della mano perché sennò non me ne va più via. È proprio veramente no transfer. Quindi, no. Comunque, adesso io vi saluto. La borsa, no, la borsa, la pochette è bella vuota, come potete ben constatare, qua non c'è più niente. E io vi lascio al prossimo nuovo video. Allora, se non ve l'ho detto prima, ma ve lo dico alla fine di questo video. Se il video vi è piaciuto, un bel like, ovviamente di supporto. Commentate sempre garbatamente nella sezione dei commenti. E non vi dico di iscrivervi perché sennò sembra che vi sto costringendo, quindi siete liberi di fare tutto ciò che vi pare, tranne che di insultare via dicendo, ma vabbè. E basta, noi ci si vede al prossimo video. Ciao ragazze, buona giornata a tutte. Ok, noi ci si becca in un prossimo video, giornata che sia. Comunque, seguitemi se volete, appunto, vi dicevo, su YouTube, me la trova sotto, Instagram, TikTok, vabbè, vi metto tutti i link, i nomi dei profili social che io ho. E va bene, dai, vi lascio. Ciao!